Di nuovo il più cordiale ben interconnessi naturalmente col circuito di Spreaker e Spreaker. Sabato mattina si scrive Spreaker con la K, Stapp Radio Stefano Tini, Stapp Radio STAP, si torna al passato, si trasmette al presente, RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S e Radio Bomber come il bomber Roberto Pruzzo di una volta, Radio Bomber Friuli Venezia Giulia più tutti i canali collegati. Quindi salutiamo il Friuli Venezia Giulia che ci aiuta a diffondere il segnale nelle piazze del nord Italia, nei luoghi del nord Italia, e salutiamo Reggio Calabria e Messina che aiutano a diffondere queste trasmissioni anche nel sud dell'Italia, per non parlare poi che sta situazione è relativa perché internet non ha frontiere, il segnale non si taglia, quindi arriviamo su tutto il globo terracqueo. Poi magari scopriamo che abbiamo ascoltatori sparsi in Australia, in America, in Canada, in Venezuela, in Perù, in Messico, e questo non può far altro che darci immensa gioia e immenso piacere. Diamo il più cordiale buongiorno e buon sabato a Maria Pia Pace. Ciao Maria Pia. Ciao Roberto, buongiorno a tutti e buon sabato ovviamente. Esatto, ben risentita dopo una piccola assenza dovuta a motivi professionali. So che sei stata avvolta proprio da avvenimenti importanti, no? Avvenimenti importantissimi, anzi Roberto ti ringrazio per averlo introdotto, perché come ben sai io scrivo per gazzettaregionale.it, un giornale online che da lunedì scorso 26 ottobre è in edicola con un settimanale tutti i lunedì con il resoconto del fine settimana calcistico. Quindi ogni lunedì correte in una qualsiasi edicola del Lazio ad acquistare Gazzetta Regionale e troverete sicuramente qualcosa di molto interessante. Ma parla se siete amanti del calcio come noi, ovviamente. Come no, ma parla di qualsiasi campionato, Maria Pia, dalla Serie A alle serie minori? No, parliamo di calcio dilettantistico e giovanile, quindi tutto quello il calcio vero dilettantistico della regione, e per quanto riguarda il giovanile ovviamente abbiamo sia professionismo che dilettantismo. Beh, il calcio è quello vero, quello autentico, quello che non è macchiato o tarato dai grandi movimenti di soldi, no? Esattamente, esattamente. Dove magari per ricostruire una traversa ci vuole una sottoscrizione volontaria da parte di coloro che compongono determinate equip o determinate associazioni. Anche quello può succedere. Certo, assolutamente. Rispetto al calcio... Prego, prego Maria Pia. Dico, noi comunque seguiamo principalmente per il momento almeno tutti i campionati di quella che viene chiamata elite, ovvero il settore giovanile di eccellenza. Sì, stiamo sì, iniziando sì ad inserire anche qualche contenuto del campionato regionale, sperando che le cose vadano bene per Gazzetta Regionale. Ci saranno sicuramente a breve poi anche i contenuti per tutti i campionati regionali e pian piano anche quelli dei provinciali. Insomma, siamo un work in progress, speriamo in crescendo. È un insieme questo di Stapp Radio, RDA Radio, Radio Bomber Friuli Venezia Giulia che sta costruendo piano piano mattone su mattone, anche perché noi il venerdì alle ore 13 abbiamo la traccia audio dell'Occhio del Gufo di Bruno Bellucci che affronta le stesse tematiche su Young TV, per cui questa situazione anche del calcio minore, del calcio dilettantistico giovanile sta prendendo piede, la gente si comincia a interessare perché tante volte è esausta del calcio maggiore che ogni tanto dà nausea anziché gioia. Che ne pensi? Sono d'accordo. Poi come sponti una porta aperta, Roberto, io sono amante del calcio giovanile perché di fondo sono una romantica, per cui vedere i ragazzini scendere in campo, quindi bambini, ragazzini comunque dai 13, 15, 16 anni scendere in campo con una grandissima voglia di giocare, anche di mettersi in mostra, questo sicuramente sì, con la speranza ancora di arrivare, perché quella è un'età cruciale, è un'età ancora durante la quale i ragazzi possono sperare di far qualcosa di più, di accedere al professionismo. Ecco, questo aspetto romantico mi entusiasma particolarmente e mi fa guardare le partite, guardare i ragazzi con un entusiasmo forse al di sopra anche di quello dei genitori stessi.
Eh beh, succede, è vero, è vero, è vero. Questo l'ho affrontato tanti di quegli anni fa, cara Maria Pia, quando ero ragazzo. Ormai ho 118 anni, posso solo guardare voi giovani che affrontate le diverse tappe della vostra carriera professionale, ma è giusto anche. Grazie per il voi giovani, ma comunque. No, vabbè, senti, prima che arrivi a 118 anni, penso che ti ci vuole una seconda vita, guarda. Fidati. Quello sì, Quello sì, per carità, diamo anche qualche battuta amichevole. Allora, veniamo a una costruzione logica di questo intervento. Visto che abbiamo parlato del calcio giovanile, poi a proposito, nei prossimi appuntamenti, se dovrai raccontare qualcosa di particolare del calcio giovanile o dilettantistico dell'elite, hai ampia facoltà, tranquilla, perché abbiamo parlato in redazione, per cui oltre che tirare le somme e le linee generali dell'argomento, se devi entrare nello specifico di qualche squadra o di qualche partita, noi siamo qui a tua completa disposizione, Maria Pia. Per cui si possono affrontare. Assisterò con grande piacere, Roberto, e ti rinnovo il mio ringraziamento per la disponibilità e a tutta la redazione. Per carità, ti saluta anche il direttore Stefano Dini dal di là della regia. Comunque, in questo istante dice: salutami, Maria Pia. Quindi ti mando. Buongiorno e buon sabato anche a Stefano. Eh sì, si è appena alzato, si stropiccia ancora gli occhi. Lui, beato lui, perché il suo sabato mattina sarebbe cominciato molto più tardi. Ma visto che è arrivata la tempesta di Roberto De Angelis, che è imperversa, chiaramente si è dovuto alzare. No, Stefano, non mi togliere la linea perché già ho faticato per costruire la connessione oggi, per carità. Allora, finiamo con il calcio. Stasera ci sarà Inter-Roma, lasciando stare un po' le altre partite. Questa è l'incontro di cartello. La Roma deve temere l'Inter. Ho visto i risultati, viste le partite, visto il gioco dimostrato, la Roma può fare un sol boccone dell'Inter. Che ne pensi te? Oddio, fare un sol boccone dell'Inter mi sembra esagerato, nonostante io veda una Roma superiore all'Inter, soprattutto dal punto di vista della qualità di gioco, almeno non per essere di parte, però a me piace più il gioco della Roma. Comunque, al di là di questo, fare un sol boccone, Roberto, mi sembra esagerato, troppo semplicistico, considerando che si tratta comunque di un match che la Roma giocherà a San Siro. E quindi si tratta sempre comunque di una gara esterna. L'Inter poi, ora al di là di quello che può essere un atteggiamento da tifoso, una squadra ostica, comunque da temere, non sarà una gara facile. Però secondo me la Roma può provare a fare un buon risultato. La Quindi sconfitta non la pronostico, ti devo dire la verità. O o pareggio o vittoria della Roma, mettiamola così. pareggio vittoria della Roma, sì. La vittoria però sarebbe meglio, che ne dici? Beh, certamente sì, Anche certamente perché sì. quando la fortuna, la buona sorte e la tua bravura ti riportano in testa alla classifica, poi la devi saper mantenere. Cioè, hai un'occasione ghiotta per andartene, praticamente per distanziare le tue inseguitrici, no? Certo, in questo momento la continuità è fondamentale, considerando che la Roma è in una fase di crescita. L'Inter, abbiamo visto bene come ha fatto il famoso trotto dell'asino all'inizio del campionato, poi ha avuto un momentino di stop. La Roma dovrebbe continuare su questo passo, questo è poco ma sicuro. In questo momento ce la può fare perché forti anche dell'entusiasmo di questa ripresa, non soltanto del primo posto, quindi del vertice della classifica, ma anche mi sembra una ripresa dal punto di vista del gioco, della squadra, dell'umore e quant'altro. Quindi servirà a cavalcare l'onda, sarà fondamentale. Certo. Allora, giriamo pagina. Essere o non essere, diceva Amleto di William Shakespeare. Fare il sindaco o non fare il sindaco? Questo è il problema. Evitando gli aspetti tecnici, perché io sto ripetendo da ieri sera che era venerdì, che potrebbe succedere qualche colpo a sorpresa mentre andiamo in onda e non stare sui fatti. Per cui, per il momento, per dovere anche di diplomazia e di saggezza, affrontiamo l'argomento dall'esterno. Fare il sindaco o non fare il sindaco? Ma t'eri dimesso. La tua bella figura comunque l'avevi fatta, perché avevi dimostrato di essere al di fuori di certe situazioni negative, che fai rientri dicendoci che la situazione deve essere discussa in aula del Consiglio Comunale. Maria Pia, io non ci capisco più nulla. Oppure è una condotta ben precisa, che deve portare a certe finalità?
Secondo me, nella sua pazzia, perché consentimi di dare a Marino questo aggettivo, c'è una linea ben precisa. Io credo che lui abbia voluto dare al partito un segnale, quindi è un gioco politico, secondo me, al di là di quella che è la poltrona che lui andrà o non andrà più a ricoprire, che è quella da sindaco di Roma. Secondo me, apro una piccola parentesi, secondo me alla fine dimissioni ritirate o meno, Marino decadrà. Di questo sono convinta, ma è un mio parere. Al di là di questo, è stato un segnale che il nostro sindaco ha voluto dare al premier principalmente, quindi a Renzi, quindi alla gestione renziana del partito. Ha voluto far vedere che lui c'è, che lui esiste. E perché questo, Roberto? Perché secondo me Marino ha tutte le intenzioni di ricandidarsi. Continuare ad avere voce in capitolo, potrà farlo con il Partito Democratico. Certo, avrà una lista civica tutta sua, probabilmente. Probabilmente sì, però secondo me è stato un po' un motivo d'orgoglio quello di Marino di farsi sentire, di alzare la voce, perché di fondo quest'uomo è stato un po' una marionetta in questi anni. Non soltanto nell'ultimo periodo, già dall'inizio, nel momento in cui si diceva che comunque non era un sindaco davvero voluto dal Partito Democratico, no? Quanto si è parlato sul risultato delle primarie. Il Partito Democratico, sappiamo bene, è uscito scontento dal fatto che sia stato Marino ad essere eletto alle primarie e quindi a doversi candidare come esponente del PD al Comune di Roma. E questo poi è stato il motivo per cui la gestione di Marino ha continuato nel tempo a non essere ben vista all'interno del partito stesso. A sto punto però l'orgoglio di Marino, ok, perfettamente in sintonia, perché se io non ho commesso nulla di negativo deve essere dimostrato davanti a tutti che la sfiducia verso di me è politica. Ne risente però la città, che è paralizzata, che è quasi vicina al collasso, o sono io troppo negativo? No, io sono del tuo stesso parere. Sono molto attenta a quello che succede a Roma, lo sono come giornalista, lo sono come cittadina, lo sono proprio per deformazione professionale. Comunque sono solita vedere qualsiasi trasmissione televisiva, che possa essere regionale piuttosto che nazionale, che ponga i riflettori sulla nostra città, che ostinano a far vedere, a mettere in luce le criticità delle periferie. Qui il collasso, che Roma sia al collasso, ce ne dobbiamo rendere conto dalle criticità di quelli che sono i quartieri centrali della capitale. È troppo semplice mettere in luce le criticità della periferia e tutto il resto. Certo. La situazione in cui versano il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto municipio, questo è lo specchio del collasso di Roma e di quello che sta succedendo in Campidoglio, o che non sta succedendo. Perché in Campidoglio che succede? Non succede niente, non succede nulla. C'è stata solo la pedonalizzazione dei fori imperiali, oltre quello il buio. Che si è discussa proprio ieri, Sabella, proprio ieri sera, proprio giovedì sera, anzi, alla trasmissione di Piazza Pulita, diceva che appunto si era dovuto discutere della penalizzazione dei fori imperiali, ma soprattutto insomma di alcune misure urgenti per la cittadinanza. In realtà mi sembra che non si stiano invece risolvendo quelli che sono i problemi principali, quindi che abbiamo messo in luce più di una volta, quindi partendo dall'immondizia e poi se dobbiamo arrivare al famoso giubileo, quindi soprattutto al problema gettato dai mezzi pubblici, dall'ATAC, dalla COTRA, dalle metropolitane di Roma.
la metropolitana questa settimana si è la metropolitana B si è rotta due volte questa settimana. Per non parlare dei trenini di Ostia che si sono fermati tra una stazione e un'altra ripetutamente. Esatto. Per non parlare poi di disservizi sulla rete stradale romana delle di certe linee di autobus che non si è capito perché ci sono state delle mattine dove diverse vetture si sono fermate per guasti di diversa natura. Sembra cioè che stia venendo tutto a picco e così non va bene però. No. Assolutamente no, quindi che lui abbia speso i soldi, gli scontrini, non gli scontrini, sinceramente a noi poco ci interessa. È più una sua rettitudine. Sta andando a rotoli e ci vuole qualcuno di capace. Oh, Maria Pia, ma andiamo verso Gabrielli che sarà il factotum della nostra città dal giubileo fino a maggio del 2016, cioè fino alle nuove elezioni comunali? Se dovessero essere confermate dall'aula le dimissioni, cioè se dall'aula Giulio Cesare dovesse ricadere Marino, sicuramente sì. Sicuramente sì. Se no non ci sono altre soluzioni per il momento, bisognerebbe andare a rivotare in un breve lasso di tempo con il giubileo in corso però. Esatto, anche se io ti devo dire la mia a questo proposito, vedo Alfonso Sabella che quasi quasi al quale quasi quasi inizia forse a piacere questo percorso politico. Ora questa è una mia considerazione. Sì, beh, chiaramente. Però forse Sabella per assurdo sarebbe di maggior spicco, di maggiore rilievo rispetto al sindaco uscente Marino, che vuoi che se ne vada per dimissioni, anche se sono ritirate, vuoi che se ne vada per sfiducia dell'intera aula consigliare di Giulio Cesare, io penso che Sabella forse sia più addentrato nei fatti. Potrebbe essere momentaneamente l'uomo che sarebbe ancora maggiormente dentro certe storie e dentro certe situazioni. Certo, assolutamente sì. Anche se poi soggettivamente io vedrei tutta un'altra situazione dentro il Comune di Roma, ma la mia idea me la devo tenere per me, perché quando svolgo il ruolo del presentatore, dell'intrattenitore, dell'intervistatore, chiaramente le idee le devono chiaramente mettere in luce gli ospiti che sono qui davanti a questo microfono. Però diciamo, se il transito temporaneo fosse dato pure al signor Sabella, beh, io non lo so se andrebbe peggio di così, se potesse andare peggio di così, non so che dire. Ti voglio augurare che peggio di così non si possa andare, Roberto, onestamente. C'è peggio a questa situazione, speriamo di no. Certamente. Marino è totalmente incapace, quante volte l'abbiamo detto, è un sindaco assente che se ne dica lui, che si sta muovendo su determinati fronti, ma potrà anche portare avanti dei provvedimenti straordinari, ma la città è comunque lasciata a se stessa, abbandonata a se stessa. E così non va assolutamente bene, vero? E così non va assolutamente bene. No. Allora, prima abbiamo parlato di calcio e ti ho detto sei fiduciosa stasera in Inter-Roma, stavolta diventiamo più seri. Sei fiduciosa in una soluzione positiva, qualsiasi essa sia, per la nostra città, o dovremo essere paralizzati ancora per un bel lasso di tempo, secondo te? Ma io sono fiduciosa, secondo me Marino decadrà. Poi rispetto a questo siamo certi anche del fatto che si andrà a votare a maggio 2016, quindi ci sarà un periodo di transizione che è quello che porta fino alla primavera dell'anno prossimo, però io penso che nel momento in cui ci sarà una sorta di commissariamento, comunque una gestione non politica, quantomeno le emergenze verranno risolte, verranno affrontate e risolte, dovrà sì. Essere un input anche dal governo, il governo centrale. Ovviamente il giubileo è una questione italiana, non può essere solo esclusivamente una questione romana. Certo, beh, ci mancherebbe altro, è logico che se ne deve occupare pure il governo in prima persona per il giubileo, però la nostra città
deve trovare una luce, anche se momentaneamente commissariata, autogestita, quello che vogliono loro. L'importante è che ci sia un gruppo di persone, da sinistra a destra, se ancora ha valore parlare di sinistra e di destra e di centro, che abbiano la buona volontà. Non devono avere un'intelligenza superiore a quella umana, devono avere un pizzico di buona volontà per risolvere le nefandezze e le negatività della nostra capitale. Assolutamente sì. Allora, Maria Pia, sento che ti cercano. Sì, ma non ti preoccupare, sì, per carità. Non c'è nessun problema. Ecco, allora, praticamente devono superare queste negatività e cercare di riportare uno spicchio di benessere in una città che per il momento si sta reggendo da sola. E quando ti reggi da solo, senza istituzioni, non è che vai da qualche parte. Negatività che poi riguardano proprio la normale amministrazione e non la straordinaria amministrazione, che parliamo proprio dell'ordinaria amministrazione, dall'immondizia alle buche al servizio pubblico. Eh certo. Sono tutte cose che riguardano l'ordinario, quindi la vita di tutti i giorni, quindi i servizi che dovrebbero essere alla portata del cittadino, che non dovrebbero essere messi proprio in discussione, capito Roberto? Questo è il punto fondamentale e il problema che attanaglia la nostra città. Il fatto che Roma non sta attraversando un momento particolare rispetto a quelli che dovrebbero essere degli interventi straordinari, ma qui è proprio il problema dell'ordinario, il problema è dato proprio dall'ordinario. Che non va bene, non c'è soluzione, non c'è via d'uscita. Non ci sono le basi. Cioè, io posso capire Marino da un punto di vista morale, che vuol vincere a testa alta e vuole avere rivalsa sul suo partito, però se la vedesse al di fuori dell'aula del Campidoglio sta storia e lasciasse campo libero a persone che magari sono più idonee di lui perché vivono a Roma e i problemi di Roma li conoscono prima di lui. Io penso, assolutamente, ma penso, secondo me, appunto, ti ripeto, secondo me è stato un gioco politico, ha voluto dare un colpo di coda, ha voluto alzare un attimino la voce, riprendersi la scena e poi alla fine andrà a casa, ma la speranza è che poi, girata questa pagina, ci sia qualcosa di positivo, ripeto, senza colore politico, ma sia una soluzione positiva per la nostra città. Maria Pia Baci, io ti ringrazio del tuo intervento, ti mando un grande abbraccio, buon fine settimana e noi ci risentiamo alla prossima, ok? Grazie Roberto, buon sabato e soprattutto buona domenica a tutti e un abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori, ovviamente. E noi ricordiamo che in edicola ogni lunedì Gazzetta Regionale, che parla del calcio d'élite, del calcio minore, del calcio dilettantistico, di quel calcio che ci sta appassionando. Di tutta la regione. Esatto. Settimanale, quindi dal lunedì in poi lo troverete in edicola per tutta la settimana. Per tutta la settimana, di quel calcio che ci sta appassionando leggermente di più, perché quello maggiore ogni tanto ci fa venire la noia e qualche volta anche la nausea, visto certe situazioni. Buon fine settimana e grazie ancora della tua cortesia grazie e disponibilità. Grazie a te Roberto, un abbraccio. Ciao, a tutti. Grazie Maria Pia, ciao ciao. Ringraziamento così alla simpaticissima Maria Pia Pace, che non è mancata in questo sabato mattina. Noi ci risentiamo tra qualche istante. Come dico io, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Vi ricordo che Walter e Corrado, Valtocor, calzature, borse, abbigliamento e accessori, vi aspettano in via di Tor Sapienza 35ABC. Mi raccomando, un appuntamento da non mancare assolutamente. Rimanete con noi, grazie.